Ciao a tutti e bentornati nel canale. Oggi vi parlo dei miei profumi agrumati. Non sono una grande appassionata di profumi agrumati, però ne ho comprati alcuni perché magari andavo alla ricerca del mio profumo agrumato perfetto. Ne ho trovati alcuni che fanno per il mio caso. Il rossetto, prima di cominciare, il rossetto è di Maybelline, questo nuovo, la tinta labbra numero 15 Peach. Questa volta ho messo un contorno matita un po' più scuro, quindi mi va molto a valorizzare sia le labbra, quindi va meglio. L'altra volta l'avevo messo senza matita, mi schiariva troppo. Quindi il rossetto Maybelline numero 15. Allora, i miei profumi agrumati sono sempre profumi semplici, molto facili da reperire. Io non tratto molto la nicchia, purtroppo o per fortuna, non lo so. È una questione di gusti, una questione di gusti. Quindi troverete profumi molto semplici. Allora, alla portata di tutti e per tutti. Cominciamo dal primo agrumato che presi tanto tempo fa e parlo di questo profumo dei tesori d'Oriente Ayurveda. Qui abbiamo una boccettina meravigliosa, stupenda, perché i tesori d'Oriente ci fa sempre delle boccettine che sono dei capolavori. Ayurveda è un profumo agrumato però con una base di patchouli. La persistenza è ottima, è un profumo meraviglioso. Allora, Ayurveda dei tesori d'Oriente è del 2017. La nota di testa arancia, bergamotto e limone. Quindi abbiamo un'apertura completamente agrumata e si sente tantissimo che questa apertura agrumata. Nelle note di cuore, pepe, spezie, iris, violette, ylang ylang. Nelle note di base, balsamo del Perù, vetiver, cedro, patchouli e ambra. Io ci sento molto l'apertura agrumata e un fondo legnoso tra cui il patchouli. È molto persistente e ha una grande scia. Un profumo unisex, ottimo. Poi, no, vabbè, c'era un profumo che voglio lasciare non per ultimo, ma quasi. Poi un altro profumo non proprio del tutto agrumato, però io lo voglio mettere nella categoria degli agrumati ed è Capoten Gold, che somiglia tantissimo a Coco Mademoiselle. Bene, allora qui abbiamo un genere come quello di prima, vabbè, molto molto più elegante, un genere come i tesori d'Oriente agrumato con una base legnosa. E infatti qui è del 2010, quindi non è tanto recente. E nella testa mandarino, peperosa e melone, nelle note di cuore gelsomino, tiare e peonia. Io non riesco a sentire per niente il tiare, mentre il cuore fiorito sì, nella base patchouli, vetiver e ambra. Io sento molto che questa fragranza è agrumata con una base legnosa, come quello che vi ho fatto vedere prima. Capoten Gold, io lo classifico tra i miei profumi agrumati, però non eccessivamente agrumati, però ce lo voglio mettere lo stesso.
un altro profumo che io voglio mettere nella categoria agrumata, l'ho presa quest'inverno e non sono riuscita a metterlo più di tanto perché lo sentivo troppo agrumato questo profumo, ed è Rosa Infinita di Elan. Rosa Infinita di Elan, abbiamo nelle note di testa pompelmo, rosa, ribes nero, rabarbaro. Io ci sento molto la nota agrumata di pompelmo. Poi nel cuore gelsomino, ylang ylang e rosa, e nella base rizoma di iris e muschio. È una rosa leggermente agrumata, però è molto presente la rosa, quindi è una rosa agrumata con una base muschiata, molto 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 indicato per la primavera e anche per l'estate, sì. Anche se adesso sto usando altri tipi di profumi, io lo trovo buonissimo per l'estate. Infinita di Elan, una rosa muschiata agrumata. Poi, infatti, Fragrantica agrumato lo mette come primo posto, agrumato speziato fresco. Elan, sì, proprio. Poi, Rosa Mignonnaire di Roger Gallet. Rosa Mignonnaire di Roger Gallet è un altro profumo alla rosa, però dove la componente agrumata si fa sentire molto. Infatti abbiamo nelle note di testa, non mi dite che non vi faccio vedere i profumi, non mi dite che non vi dico i titoli. Rosa Mignonnaire di Roger Gallet, vi faccio vedere anche la boccetta e di solito la tengo così come una deficiente per tutto il tempo che ne parlo e poi mi dite che io non vi faccio vedere i profumi, vabbè. Allora, questo ha nella note di testa mandarino peperosa, nel cuore rosa bulgara e basilico, nelle note di base legni di cedro. L'ho voluto mettere anche questo profumo alla rosa, però nella categoria agrumato, perché anche questa è una rosa agrumata. Però, a differenza del profumo di Elan, qui ha anche una parte di verde, mentre questo è agrumato muschiato. Qui abbiamo una parte agrumato rosa verde. Poi, infatti, sempre Fragrantica, rosa agrumato. Poi, il profumo di Moschino, Chip and Chic, questo. Un profumo che non doveva stare nella mia collezione perché è molto da teenager, però visto che io vado alla ricerca dei profumi agrumati, ho comprato anche questo, poi stava a un prezzo ottimo e qui abbiamo un naso di tutto rispetto, Oliver Crisp, le note di testa pompelmo, arancia, limone e ribes rosso, nelle note di cuore canna da zucchero, mughetto, rosa, tè, cannella, muschio, legno di cedro. Allora, io riesco a sentirci che è un profumo principalmente agrumato. Risentiamolo. Ci sento tantissimo il limone, l'arancia, leggermente dolce, muschiato, un profumo molto molto semplice. Io non riesco a sentirci tutte le note che ci riporta. Come genere
Mi si somiglia molto a Dolce Gabbana Blue Light. Dolce Gabbana Blue Light è leggermente più persistente, più complesso. Dico, mi si avvicina molto. Però io lo sento un profumo molto semplice, dove sento il limone, l'arancia. Un profumo agrumato leggermente dolce, non eccessivamente dolce, con una base muschiata. Diciamo che questi profumi che vi ho fatto vedere somigliano tantissimo tra di loro. Poi un profumo del Lidl, un profumo del Lidl. Il profumo del mistero a me mi si somiglia tantissimo a Dolce Gabbana Blue Light, però dicono di no. Andiamo a vedere, a risentirlo meglio. Allora, è più secco di Dolce Gabbana Blue Light, più secco, più verde. Evidentemente, come dice Elisabetta, qui abbiamo una nota di mela verde. Potrebbe somigliare a qualche altro flanker di Dolce Gabbana Blue Light, non proprio a quello che amo io, il primo uscito, però comunque anche questo è un profumo agrumato con una mela verde. Sicuramente avrà una base muschiata, ma il Lidl non ci dà le note assolutamente. Poi tre chicchette alla fine, tre chicchette. La regina, il re, il mio preferito. Questa volta l'ho preso in versione da borsetta e voi lo sapete che io amo. Amo alla follia il profumo di Dolce Gabbana Blue Light. È l'unico profumo muschiato, è muschiato, è l'unico profumo agrumato che io amo veramente. Lo amo tutte le stagioni perché questo profumo a me mi dà energia. Gioia, buon umore, raffinatezza, racchiude tutti questi profumi che vi ho mostrato. Racchiude la parte agrumata, la parte di una rosa bianca, di una campanula, del bambù, che lo rende leggermente acquatico, di una base muschiata, e qui veramente abbiamo veramente tutto. Abbiamo nelle note di testa limone, mela, cedro, campanula, il massimo che possiamo avere. Poi nel cuore il bambù che lo rende leggero, questo me lo voglio mettere, il bambù che lo rende leggermente acquatico. La rosa bianca, muschiato, ambrato leggermente nella base è qui. E qui per me il paradiso non si discute. Lo so che io sono monotona, parlo sempre delle stesse fragranze, però è così, magari può far piacere a quelle persone che la pensano come me. Magari non tutti usano i profumi. Io ho avuto pure il profumo Il Sentiero degli Dei di Nobile, che è un profumo agrumato, però niente di che. Io se devo scegliere un profumo agrumato è Dolce Gabbana Blue Light, non si discute, e per la persistenza, per quanto poca possa essere, per la persistenza, per l'eleganza, per l'evoluzione, per la gioia che mi trasmette, qui mi fa pensare di stare in una terrazza molto elegante a Capri e sorseggiare una limonata, non so. Per me rimane lui, il classico.
Ho preso quello da borsetta perché lo voglio sfruttare, lo voglio portare con me, perché se vado a prendere le boccette grandi alla fine rimangono là e non le uso. Invece questo lo voglio sfruttare. Poi altre due chicchette, però per me rimane sempre lui, per tanti motivi, per quell'apertura che ha, per quel cuore di rosa e di bambù, rimane sempre lui. Però due chicchette nuove che sono entrate nella mia collezione di profumi agrumati, e voi lo sapete, è questo profumino cedro dell'Erbolario, che è super vitaminico. Io questo lo chiamo una caramella al limone. È una caramella al limone. È un limone quasi per niente aspro. È un sorbetto al limone. È la fine del mondo. È buonissimo. Però non ha l'eleganza e l'evoluzione. C'è Dolce & Gabbana Blue Light d'estate, lo metterei anche la sera, ma anche l'inverno. Qui nella sua bellezza, nella sua dolcezza, è un profumo energizzante, un profumo da coccola, anche per stare a casa la mattina, per andare a lavorare, una passeggiata con gli amici. È fantastico. Qui veramente l'erbolario mi ha stupito perché ci ha dato un profumo agrumato spettacolare. Poi un altro gioiellino ultimo arrivato ed è Zagara di Monotem. L'ho visto da voi, l'ho visto dal canale di Debbie, l'ho visto da altre ragazze e me ne sono innamorata. Poi un giorno vado nella profumeria Maina del mio paese e lo trovo. Ho detto no. Questo profumo lo devo avere ed è Monotem Zagara, il libro degli agrumi. La boccettina è fantastica, ma quanto ben di Dio! La boccettina è fantastica, è una meraviglia. Qui sembra di avere il frutto tra le mani. E abbiamo arancio e fiori d'arancio. Andiamo a prendere, andiamo a spruzzare. Questo è il mandarino e l'arancio. Sembra di avere il frutto, sembra di sbucciare l'arancia. Ci dà questa sensazione. È un profumo che io vorrei mettere anche magari il periodo invernale, quando si trovano le arance e i mandarini. Questa è la mia carrellata di profumi agrumati, amore e odio. Vado sempre alla ricerca di questi profumi agrumati. E che dire, ragazzi, va bene, non so che dirvi più, ne sono tanti, mi sono riempita di profumi. Ci vediamo per il prossimo video. Ciao.